Vi aspettavate questo riscontro, questo successo del brano? No, lo speravamo, cioè... Lo speravamo, ma noi, uno magari stenta a credere a quello che uno dice, noi più che questo siamo noi che vogliamo divertirci. Quando noi ci divertiamo va tutto bene. Non come, forse addirittura siamo arrivati ai livelli non come è cantato bene, ma come si sono divertiti. Esatto. Veramente. Noi ieri ci siamo divertiti, non so se si è visto. L'importante è questo. Senti, ma invece a chi si sorprende di vedervi solo in due? Evidentemente non vi conosce, non sa di tutti i tour che fate in Russia, che avete fatto per tanti anni, con successi anni, clamorosi. Successi enormi con Franco, è chiaro, eravamo in tre. Eravamo in tre, noi sono 30 anni di più che andiamo in Russia, sì. Abbiamo tutte le parti del mondo. Abbiamo condiviso dei palchi veramente importanti. Chiaro, però questi fan che ci scrivono tuttora dalla Russia sperano che ci torniamo, ma noi col problema della guerra, quando non ci sarà più quella guerra andremo aspettiamo la pace. A sollevargli un po' il morale con le nostre canzoni, aspettiamo la pace comunque. Di tutti i festival che avete fatto, qual è quello diciamo che rimpiangete di più, che in cui pensavate magari che sarebbe stato giusto andare meglio di come siete andati? Ma questo a me non viene in mente. No, nessuno sa perché. Comunque, io penso forse all'ultimo che aveva sarà fatto. Perché ti amo, che poi ha avuto il successo che ha avuto. Siamo arrivati quarti, quinti. Forse, no. Noi non abbiamo mai vinto in televisione con Sanremo, abbiamo vinto dopo. Esatto. Sempre. Perciò se dovessi vincere, comincerebbero a venirmi dei dubbi. Ci preoccupiamo forse. Preferisco non vincere. Beh, è cambiata moltissimo. Perché noi parliamo del 68-69. È cambiata. Io devo dire che ci siamo un po', cioè qualcuno si è dimenticato un po' la melodia. Io la ritirerei fuori la melodia, perché le canzoni si devono cantare, secondo me. Però è brutto, sembra una critica. No, non è una critica, è un consiglio. Ah, ok. Perché una canzone può durare, ma... Non tutta la vita. Durerà tutta la vita. Però io voglio dire ai giovani, un consiglio, fate quello che volete. Beh, l'Aristo è sempre bello arrivarci, guarda, quest'anno sono di un contento di essere qua, che tu non hai idea. Lei non è contenta, è contentissima. Abbiamo accettato perché abbiamo capito che era come il pacco, quando a Natale arrivano i pacchi con la sorpresa, e noi eravamo la sorpresa. È l'unione comunque di un'amicizia, c'è un messaggio comunque, è un'unione di una continuità. Di un bene che ci siamo sempre voluti e che vogliamo bene la gente, e questi beni vanno infiocchettati. Paola e Chiara sono due ragazze fantastiche, troppo simpatiche. Ci siamo incontrate anche in discoteca lì da Vanity Fair, sì. Ci siamo divertite, siamo felici di cantare con loro. Ci sembrava giusto omaggiare queste canzoni Mamma Maria e Sarà perché che ti sono amo. Quelli che le cantano tutti. Ma poi no, non abbiamo avuto tanto a disposizione tanto tempo da imparare una canzone, loro anche, perché è talmente sensibile, talmente facile, che è arrivata in un momento. E poi abbiamo pensato, cosa facciamo? Ho detto, ma scusate, tutti abbiamo detto, ma Sarà perché ti amo, e Mamma Maria che la cantano anche i bambini, quelle dobbiamo fare. Come abbiamo detto prima, Franco è sempre con noi. Sempre comunque. Con noi, ce lo sentiamo veramente vicino, poi io credo un po' a tante cose.